Benvenuti ad una nuova puntata con Pasticcerando senza glutine. Oggi ci occupiamo di un tema molto importante e molto caro nella vita dei celiaci, ossia dell'alimentazione fuori casa. Non è sempre detto, infatti, che ci troviamo in casa a consumare i pasti. Quando siamo fuori, come ci dobbiamo comportare? Allora, prima di tutto voglio rassicurarvi, mangiare senza glutine fuori casa è possibile, anche se devo essere onesta, nella totalità della gestione della dieta gluten free forse è la parte un pochettino più complessa. Perché? Perché non possiamo semplicemente fermarci quando siamo fuori nella prima pizzeria che troviamo, perché non tutti i locali che vediamo sono appunto attrezzati a gestire le necessità di una dieta senza glutine. Ciò non toglie che chiedere non costa nulla, possiamo sempre appunto chiedere informazioni al ristoratore e se vediamo che la sua risposta è chiara e ci assicura appunto un'assenza di contaminazioni, allora insomma possiamo fermarci a mangiare. Contrariamente, se vediamo che il ristoratore non è sicuro o se c'è qualche dubbio, forse è bene evitare. Anche in questo caso viene in nostro aiuto l'Associazione Italiana Celiachia, che negli anni ha creato un network di locali proprio formati per gestire il cliente celiaco e quindi organizzati facenti parte di questo progetto denominato proprio Alimentazione Fuori Casa. Quindi essere un locale che aderisce a questo progetto significa aver seguito tutti i corsi proposti dall'Associazione Italiana Celiachia, utilizzare esclusivamente ingredienti senza glutine in cucina, ricevere controlli periodici da parte degli addetti dell'AIC e seguire appunto tutte le impostazioni e i consigli dati dall'AIC proprio per la somministrazione di piatti gluten free. Quindi io vi consiglio sempre di rivolgervi e di optare per locali certificati AIC per i vostri pranzi o cene in sicurezza. Quando questo non è possibile, in alternativa, come accennavamo prima, è sempre consigliabile fare tutte le domande del caso, proprio per assicurarci che il locale ci possa offrire una cena o un pranzo senza contaminazioni. Ultimo consiglio, ma non per questo meno importante, è sempre quello di portarsi qualcosa con sé, uno snack ad esempio, in qualsiasi situazione, ovunque, perché proprio il segreto di una gestione ottimale di una dieta gluten free è proprio quello, l'organizzazione. Così insomma siamo sempre sicuri, anche in caso di difficoltà a trovare locali appunto attrezzati per noi, di poter in ogni caso mangiare qualcosa. E questo vale anche per piccoli spostamenti, trasferte oppure viaggi. Insomma, la valigia del celiaco è sempre un'ottima idea. Anche questa puntata è giunta al termine, ma io vi ricordo che mi trovate sempre disponibile sui miei canali social, in particolare sulla mia pagina Instagram Pasticcerando senza glutine e sul mio sito www.pasticcerandosenzaglutine.com. Ora potete seguire la mia video ricetta e mettervi all'opera insieme a me per preparare dei semplici dolcetti al cioccolato, ma che faranno un figurone a tavola. Queste tortine sono perfette per essere servite come dessert o insieme ad una tazza di tè. Prepariamole insieme. Per prima cosa lavoriamo le uova intere e lo sciroppo d'acero con una frusta a mano. Uniamo l'olio, il latte ed il cioccolato fondente precedentemente sciolto. Incorporiamo le polveri e mescoliamo bene fino ad ottenere un impasto denso e liscio. Riempiamo gli stampini in silicone per 2/3 e cuociamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Le sforniamo, le lasciamo raffreddare e le estraiamo dagli stampi. Sciogliamo il cioccolato al latte e quello bianco e ne mettiamo 2 cucchiaini di ognuno in ogni stampino. Immergiamo le tortine all'interno e premiamo leggermente. Riponiamo lo stampo in frigorifero per circa 30 minuti per farli solidificare, dopodiché le sformiamo. Ecco dei dolcetti graziosi e deliziosi per fare colpo sui nostri ospiti. Per realizzare le tortine al doppio cioccolato con grano saraceno avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 2 uova intere, 60 ml di sciroppo d'acero oppure miele,
50 ml di olio di semi, 150 ml di latte, 120 g di cioccolato fondente senza glutine, 150 g di farina di grano saraceno senza glutine, 50 g di farina di riso senza glutine e 8 g di lievito per dolci senza glutine. Per la decorazione avremo bisogno di cioccolato al latte senza glutine e cioccolato bianco senza glutine. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui nella mia cucina, e ricordatevi sempre che senza glutine non vuol dire senza gusto.